Ciao a tutti, oggi nuovo video parlato e vi facciamo vedere 10 consigli, metodi, usi per utilizzare appunto al meglio le uova. Quindi io come sempre me li sono scritti e iniziamo subito. Allora, come detto, sarà non tanto l'uso specifico che ne potete fare delle uova, quanto più una serie di consigli proprio per sfruttare al meglio questo alimento. Allora, innanzitutto abbiamo scritto, il primo consiglio è quello di mettere sempre un po' di aceto nel pentolino dell'acqua se volete fare le uova sode. L'avevo fatto anche vedere in un What I Eat in a Day e l'aceto aiuta tantissimo a corrodere il guscio. In questo modo, quando le uova saranno pronte, farete molto prima a sbucciarle e farete anche con molta più facilità. Davvero, in un secondo vi viene via tutto quanto il guscio. Un altro consiglio è quello di cuocere molto bene le uova del contadino. Le uova del contadino sono spesso meno controllate di quelle che invece acquistate al supermercato, quindi il consiglio appunto è quello di cuocerle molto bene per evitare qualsiasi problema. Un altro consiglio è quello di non mettere mai e poi mai l'uovo intero nel microonde. È davvero pericolosissimo perché potrebbe scoppiarvi proprio in senso letterale e poi ustionarvi. Quindi mi raccomando, l'uovo intero non va mai messo nel microonde. Secondo me, quando si comprano i microonde dovrebbero scriverlo: non mettete le uova intere. Però il microonde è molto comodo, ad esempio, se volete fare delle frittatine. Quindi rompete l'uovo, lo mettete in una ciotola, aggiungete i vari aromi, sale, spezie, eccetera, eccetera, e poi lo potete cuocere al microonde, soprattutto se avete la funzione grill. Però mi raccomando, mai intero. Un altro consiglio è quello di non lavare il guscio delle uova e poi conservarle, perché il guscio, essendo poroso, farebbe penetrare all'interno l'acqua e questo significa poi che le uova andranno a male molto più facilmente, molto più velocemente. Un altro consiglio è quello di lavarsi sempre le mani dopo aver toccato le uova. Questo perché, come saprete, le uova escono da un punto non pulitissimo della gallina, quindi è importante che ci laviamo sempre le mani dopo averle toccate. Un altro consiglio è quello di non buttare mai via i gusci, quindi se avete ad esempio un orto o anche qualche piantina, un piccolo orticello sul vostro balcone, potete utilizzare i gusci sbriciolati per fare un effetto barriera contro le lumache. Andate proprio a circondare la piantina e quello lì aiuterà a tenere più lontane le lumache, quindi evitare che vi mangino poi tutto quanto. Andiamo avanti, se volete congelare le uova ricordatevi che gli albumi si congelano molto bene, potete tenerli in congelatore per tanto tempo e lasciarli poi scongelare in frigorifero o a temperatura ambiente se dovete utilizzarli subito. Per quanto riguarda invece i tuorli, essendo molto più grassi all'interno, la durata di conservazione in congelatore è notevolmente ridotta rispetto agli albumi. Prossimo consiglio è quello di dare i gusci ai vostri cagnolini o alle vostre tartarughe se avete delle tartarughe a casa. Questo è un consiglio che ci aveva dato un addestratore dal quale avevamo portato Billy per un periodo, perché i gusci, avendo tanto calcio all'interno, comunque tante sostanze nutritive, possono essere mangiati, anzi lo potete dare proprio come integratore fra virgolette ai vostri cagnolini. Se sono giocherelloni abbastanza grandi potete darli anche interi. Se sono magari piccolini, penso a dei cagnolini piccini, magari sbriciolateglielo voi, oppure se sono particolarmente timidi, sbriciolateglielo voi e metteteglielo in mezzo alla pappa, perché la prima volta che ho dato un guscio a Billy mi viene da ridere, ma lo teneva con i dentini come se fosse la cosa più delicata del mondo e come se sapesse perfettamente che non lo doveva rompere. Quindi se avete dei cani complessati come Billy, rompeteglielo voi, fanno davvero molto molto bene. Un consiglio è quello di montare a neve gli albumi quando dovete fare le torte.
sembrerà wow, che consiglione, però aiutano davvero tantissimo a rendere le torte molto più soffici, quindi non limitatevi a farlo soltanto quando lo prevede la ricetta, ma ogni volta che ci sono le uova potete montare l'albume a parte ed aggiungerlo. Se avete 2 minuti in più di tempo fatelo, perché il risultato cambia davvero tantissimo. Per cuocere le uova al meglio, ricordatevi di utilizzare sempre una padella antiaderente. Questo vale in generale per ogni cosa, però di solito quando si fa l'uovo si va a mettere l'olio sulla padella e poi si sfrigola l'ovetto. L'olio in questo modo si scalda tantissimo e, come per tutte le cose, non va molto bene. Quindi, dato che con una buona padella antiaderente l'uovo non si attacca assolutamente al fondo, potete provare ad eliminare l'olio e utilizzare una buona padella. Io spero tanto che questi consigli vi siano utili. Come sempre, se voi avete qualche altro consiglio, qualche altro metodo per utilizzarle al meglio, lasciatemi un commento qua sotto, sono davvero molto curiosa. Io spero tanto, appunto, che vi sia piaciuto, quindi se è così mettete un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!